Buongiorno, oggi ci troviamo a eseguire un tagliando su questa BMW 330i e un E46. La macchina ha 220.000 km, presenta una spia motore accesa, un rendimento non consono al livello della vettura, e questo tagliando ha proprio lo scopo di dimostrare che dei tagliandi eseguiti in maniera approssimativa influiscono molto sulla vita e la durata della macchina. Quindi oggi cercheremo di migliorare questa situazione con prodotti e operazioni di qualità in maniera di ridare il giusto lustro a questo bel motore. La prima operazione che andremo a fare adesso è misurare la compressione per vedere un po' lo stato del motore. Per motivi di tempo abbiamo già preparato, tolto i coperchi e abbiamo staccato chiaramente le bobine per poter non permettere l'avviamento dell'auto e faremo la nostra prova. Vedremo lo strumento, positivo, e ci troviamo una massa efficiente. Lo strumento è in collegamento. Togliamo il misuratore massa aria e con lo spray apposito andremo a pulirlo. Vediamo un po' di impurità. Dopo aver pulito accuratamente la scatola del filtro dell'aria, montiamo il filtro nuovo. Abbiamo riposizionato il flussometro. Abbiamo anche il filtro antipolline in condizioni pietose. Aver pulito perfettamente la base sotto del filtro, aver tolto tutte le impurità, diamo anche una disinfettata spruzzando il prodotto all'interno. Ok, monteremo il filtro. Notiamo un tappo veramente in condizioni pietose. Questo sono chiaramente lubrificanti di pessima qualità, ok? E chiaramente tagliandi prolungati nel tempo. E queste cose le troviamo anche all'interno del motore. Questa è la situazione di questo motore. Per bonificarlo sicuramente ci vorrà più di un tagliando. Guardate che materiale. Andremo a inserire il pulitore dell'olio motore all'interno. Avvieremo il motore e lo faremo girare per circa 15 minuti. Nei 15 minuti lo porteremo a circa 2000 giri per pulire bene tutti i passaggi, punterie idrauliche e pompanti di qualsiasi tipo.
tutto il passaggio dell'olio, della lubrificazione. Ho fatto girare per 15 minuti con il lavaggio dell'olio, ora andremo a sostituire le 6 candele. Monteremo delle candele al platino e vediamo di migliorare la situazione. Questa è la pasta al rame della blu che andiamo a posizionare un pochino sulla candela, è ottima anche per i dadi turbina, anche i bulloni ruote, per evitare proprio che si saldi il filetto. Altra fase importante del tagliando è inserire un additivo di pulizia di tutto il sistema alimentazione al serbatoio. E quando abbiamo un caso così che la macchina ha molti chilometri, consigliamo di mettere un flacone o da mezzo litro o da un litro, possibilmente con poca benzina, in maniera che il prodotto possa pulire completamente il circuito, pulire pompa a benzina, iniettori e tutto quanto, e bonificare un po' il serbatoio. A proposito di errata manutenzione, come vedete non è stato cambiato il rasamento del tappo e la macchina è tutta imbrattata di olio sotto, guardate. Quindi cercheremo di ripristinare anche questo piccolo problema. L'olio è molto sporco e anche con un odore sgradevole. Troviamo anche il filtro in pessime condizioni, ora ripuliremo tutto. Dopo aver pulito perfettamente il supporto del filtro, andiamo a rimettere il suo gommino nuovo. Andremo a bagnare il gommino con un po' di grasso al silicone o vasellina. Ok, rimontiamo il filtro nuovo. Controlliamo sempre bene che il gommino entri. Eccoci, abbiamo dato il suo carico. Dopo aver dato una pulitina per vedere eventuali prossime perdite dell'olio, cambiamo il rasamento che aveva gocciato in tutto. Mettiamo il rasamento nuovo e andiamo a posizionare il tappo. Ok. Ok. Andremo a inserire l'olio, per questo motore abbiamo scelto un 1030 Racing e un olio di colore rosso che sicuramente ci darà prestazioni al motore.
siamo. Siamo usciti in prova con la macchina dopo aver eseguito tutto il tagliando e abbiamo riscontrato veramente una regolarità e un funzionamento notevole. Chiaramente la macchina si sta adattando adesso al nuovo sistema di lubrificazione che gli abbiamo imposto, ma ha reagito molto bene, più pronta, più silenziosa, e basta dare un po' di gas e tira fuori tutti i suoi cavalli senza problemi. Un motore eccezionale e vi assicuro che è un vero piacere guidare questo motore 3000 sotto alle 46, veramente dà delle soddisfazioni importanti. Poi da notare la silenziosità, insomma, veramente una macchina, diciamo che aver fatto un tagliando in questa maniera si avverte tantissimo sotto alla guida. La silenziosità è impressionante, cioè al minimo non si sente in moto. Chiaramente in 6 cilindri ci dà. Guardate anche la ripresa, basta dare un po' di gas e ci porta via. Con una seconda dentro basta poco, metterlo in coppia, dare il gas e tira fuori tutti i suoi cavalli. Veramente entusiasmante. Per gli amanti del BMW penso che questa macchina sia veramente un gioiellino, come meccanica e come tutto. Una macchina da veri appassionati.